come la vediamo noi in questo 2018? Il 2017 si è chiuso come un anno particolarmente interessante da tanti punti di vista. Gli indicatori erano tutti tendenzialmente positivi. Il 2018 si è aperto nel continuo rispetto a quello che abbiamo visto nel 2017, anche se con alcune differenze, alcune incertezze. Qual è la nostra visione in questo momento? Siamo in uno scenario di volatilità in aumento, uno scenario in cui l'inflazione, che era stata assente o comunque per tanto assente nei mercati, sta tornando più presente. Siamo in una situazione in cui i tassi di interesse, soprattutto nella parte del mercato americano, stanno salendo. Qual è la nostra indicazione? Vediamo comunque uno scenario benevolo per la crescita economica, dove i tassi di crescita sono presenti e positivi. L'inflazione in aumento può creare delle problematiche, quindi alcuni asset possono andare a soffrire e possono avere delle problematiche. Dove riteniamo, quale potrebbe essere la nostra formazione, le soluzioni di investimento che riteniamo utili? Nell'ambito della parte difensiva, quindi sulla parte obbligazionaria, il debito mercati emergenti rappresenta ed è l'unica soluzione che ancora offre dei rendimenti. I rendimenti corretti per il rischio che ci portiamo dietro. All'interno del debito mercati emergente, che è un mondo ampio e variegato, la nostra preferenza è sul segmento corporate o nell'ambito dei mercati di frontiera. Sembrerebbero due scelte più rischiose rispetto a quello che effettivamente è per all'interno di un mercato obbligazionario, ma se poi alla fine le guardiamo in maniera dettagliata, tutto questo rischio all'interno di queste sub-asset class, il debito mercato emergente, non c'è. I mercati di frontiera, basta ricordarlo, insomma, i mercati emergenti, tanti di quelli che sono i paesi che sono categorizzati all'interno dei mercati emergenti, una decina di anni fa erano mercati di frontiera, quindi il mercato si sta sviluppando, le opportunità aumentano, è giusto prendere in considerazione quelle che sono le buone opportunità di investimento. Nell'ambito, diciamo, spostandosi verso un po', diciamo, una soluzione un po' più bilanciata, quindi non soltanto obbligazionaria e azionaria, la soluzione all'interno del multi-asset, quindi il nostro multi-asset growth, soluzione costruita con ampia diversificazione, prendendo all'interno del portafoglio asset class che fino a qualche anno fa non venivano utilizzati, come la parte immobiliare, la parte infrastrutturale, un qualcosa che si muove in maniera decorrelata e riesce a creare dei rendimenti che non sono collegati a quelli che troviamo nelle classiche asset class. Per qualcosa invece più sulla componente azionaria, quello che riteniamo interessante è una tematica di lungo corso, una tematica legata al concetto sempre infrastrutturale, però in un'area specifica come quella dei mercati emergenti. L'infrastruttura è un tema interessante su tante aree geografiche, vediamo quello che succede nell'ambito del mercato, quando si parla di infrastrutture nell'ambito del mercato europeo, nell'ambito del mercato americano, però dal nostro punto di vista sono un po' troppo legate a dinamiche legate alla, per esempio alla componente politica, alla componente di budget, di bilancio. Nell'ambito dei mercati emergenti questo vediamo che è molto più attenuato, è un qualcosa, diciamo, di lungo termine, quindi un qualcosa che si presta bene per cercare di creare una soluzione di investimento un po' più a lungo respiro, ideale eventualmente anche per attraverso dei piani di accumulo. Questa è in sintesi quelle che possono essere soluzioni di investimento. Ovviamente i mercati saranno tendenzialmente più volatili, in mercati tendenzialmente più volatili la gestione attiva è dal nostro punto di vista un qualcosa che è particolarmente interessante o da prendere in considerazione, proprio per non doversi trovare avere delle posizioni in portafoglio con dei titoli che possono magari soffrire nel momento in cui i mercati tendono ad essere più volatili.